Vedremo quest'oggi come utilizzare il programma Flash Slideshow Maker per creare delle efficaci e accattivanti gallerie fotografiche. Il nostro lavoro verrà esportato in un formato particolare, che è il formato Flash, vale a dire .svf, che ci consentirà quindi di raggiungere un ottimo compromesso tra qualità del nostro lavoro e delle immagini e peso, quindi ingombro sul nostro computer. Iniziamo con due clic sulla icona di Flash Slideshow Maker. Clicchiamo su No quando ci verrà richiesto di aggiornare la versione e su Chiudi per evitare di ricorrere alla composizione guidata e poter facendo così quindi tutto a mano. A questo punto, per aggiungere le nostre foto, effettuiamo un clic su Aggiungi. Scegliamo mediante la tendina in alto o i pulsanti a sinistra la cartella di riferimento nella quale si trovano le nostre immagini. In questo caso cerca in Immagini campione, ma basterebbe fare un clic sulla tendina per avere le altre voci. E quindi per aggiungere più foto nello stesso momento, teniamo premuto il tasto CTRL ed effettuiamo un clic su ciascuna immagine da aggiungere. Confermiamo con Apri e le nostre foto saranno presenti nel riquadro di anteprima in basso. Se volessimo cliccare su una foto per effettuare piccole modifiche, abbiamo la possibilità mediante questi pulsanti di ruotarla di 90 gradi in senso antiorario, ruotarla di 90 gradi in senso orario o di effettuare una semplice modifica. Clic su Modifica, ad esempio, per inserire il testo all'interno della nostra foto. Scegliamo tra le proposte il tipo di scrittura che ci sembra più idoneo. Per esempio, io seleziono questo pulsante. Dopodiché un clic su Aggiungi testo, ecco che la casella di testo si crea e si perfeziona quindi sulla foto. Mediante le maniglie di ridimensionamento, in questo caso di angolo, possiamo ridurre la dimensione della casella di testo. Tasto sinistro premuto sulla maniglia di angolo, eventualmente tasto maiuscolo premuto per mantenere le proporzioni e scorrendo andiamo a ridurre sensibilmente la dimensione della nostra casella di testo. Con il tasto sinistro premuto del mouse sulla casella la potremo spostare. Raggiunto il punto desiderato, doppio clic per modificare, quindi per inserire il testo, ed ecco che potremo scrivere, per esempio, splendido fiore. Appena clicchiamo al di fuori, in un punto qualunque della foto, la nostra casella di testo verrà confermata. Un clic su Chiudi la salverà, poiché non esiste un pulsante apposito di salvataggio. A quel punto possiamo passare su Effetti Transizione. Cliccando su Effetti Transizione abbiamo una infinità di suggestivi effetti di transizione proposti tra quelli in elenco, che consentono, con un clic, di visionare un'anteprima in questo riquadro a destra. Dopodiché clicchiamo sull'effetto che desideriamo e possiamo anche decidere quale deve essere il tempo della transizione, quindi il tempo del passaggio, e quale deve essere la visualizzazione della transizione foto. Per esempio, clicchiamo sulla tendina ed applichiamo 5 secondi in alto, 7 secondi in basso, per poi confermare con Applica tutto. Vogliamo applicare queste transizioni? Sì! Ed ecco come ci viene mostrato in basso che 5 secondi di durata della transizione, 7 secondi di visualizzazione della foto, poi 5 secondi, 7 e così via. A questo punto clicchiamo sulla linguetta in alto Motivo. Vedrete che il motivo sarà impostato in maniera predefinita su Base. A questo punto potremo decidere il titolo del nostro album, clic, cancelliamo, prova foto. L'eventuale colore di sfondo, se il nostro modello grafico consente di avere un colore di sfondo. In questo caso io per esempio indico rosso cliccando sulla tendina. Si può ulteriormente andare a ritoccare il tempo di transizione e di visualizzazione, impostandolo in un primo caso su 5, in un secondo caso su 7 o su 8. Dopodiché in basso è possibile sbizzarrirsi e scegliere una delle cornici proposte. Ci saranno cornici più semplici come questa cliccata, o cornici più elaborate, ad esempio, come questa, ovvero la cornice salotto,
che consente in maniera molto gradevole di far scorrere le foto su uno schermo con tanto di abat-jour e poltroncine. Se siamo soddisfatti, possiamo eventualmente valutare di inserire una colonna sonora di sottofondo cliccando sul pulsante Aggiungi che troviamo in basso. In questo caso dovremo scegliere di indicare la cartella nella quale già si devono trovare le nostre tracce musicali. In questo caso io clicco sul pulsante Raccolte per Windows 7, due volte clic sul pulsante Musica, due volte clic sulla cartella di riferimento ed infine, scegliendo un brano in maniera assolutamente casuale, vedete che io ne scorro alcuni di riferimento, due volte clic sul brano che si desidera inserire. Completando l'operazione, a questo punto, con un clic su Pubblica in alto. Il pulsante Pubblica vale per Salva come, quindi effettua un salvataggio. Possiamo osservare che noi creeremo un file Flash, che la cartella di destinazione, dove cioè troveremo la galleria, sarà il desktop. Qualora ne volessimo un'altra, è sufficiente cliccare sul pulsante con i tre pallini ed indicare un'altra cartella. In questo caso clicco Annulla. Avremo quindi la scelta tra due tipi di gallerie. Una galleria che sarà in formato .svf già creata dal programma, quindi leggera, versatile e soprattutto comoda per essere inviata anche via email. In seconda battuta avremo, già creata dal programma, una galleria in un formato invece adatto per il web, esattamente come se fosse la pagina di un sito fotografico. Per dare il definitivo ok, un clic sul bottone Pubblica ora. E ora non resta che attendere che la barra di progressione, quindi questa barra unisce la composizione delle foto unite all'audio di sottofondo, raggiunga il valore di 100. Per questa operazione, chiaramente, dovremo attendere alcuni secondi o qualche minuto se per caso avessimo scelto un numero di foto particolarmente elevato. Raggiunto il valore del 100%, troveremo questo messaggio di congratulazioni, dopodiché clicchiamo su Chiudi. Quindi con la X chiudiamo il programma e clicchiamo su Annulla per non salvare il progetto, mantenendo quindi solo il lavoro finito, ed ecco le nostre due gallerie. Col simbolo della F la galleria in formato Flash, col simbolo della E di Internet Explorer la galleria pronta per il web. Per osservare il nostro lavoro, concentriamoci sulla galleria in formato Flash. Due volte clic e troveremo la nostra galleria, sfondo rosso perché lo abbiamo indicato prima, in questo caso sarebbe stato gradevole uno sfondo nero, audio di sottofondo, pulsanti per sinistra, destra, stop. In questo caso lo stop mette in pausa la riproduzione e l'audio. A sinistra compare il nome, che è il nome originario che avevano le foto utilizzate. Quindi se io inserisco una foto che si chiamava 1, qui a lato troverò 1. Chiudiamo con la X ed il nostro lavoro può considerarsi concluso. Ora bisogna però mettere in pratica questi passaggi. Buon divertimento!